Due giorni completamente dedicati all'orientamento scolastico, dove studenti e studentesse delle scuole medie possono incontrare la loro scuola del futuro. Stiamo parlando di Orientati, il salone dell'orientamento che in pratica mette in mostra le scuole secondarie di secondo grado, le scuole superiori, della provincia di Pistoia. L'evento è stato aperto oggi e proseguirà anche nella giornata di domani, sabato 17. Noi abbiamo sentito alcune delle scuole del territorio fra la Val di Nievole, la Piana e la città di Pistoia. L'Istituto Agrario come scuola storica è nato nel 1909, però nel 2013 abbiamo inaugurato anche le biotecnologie, ovvero chimica, materiali e biotecnologie, e da quest'anno abbiamo un'altra articolazione che sono le biotecnologie ambientali accanto alle sanitarie. Quindi abbiamo cercato di coniugare la tradizione e l'innovazione. Il Capitini Dagliana è un tecnico economico molto apprezzato praticamente in tutta la provincia di Pistoia e anche da qualche anno liceo linguistico. Offre un'ottima formazione sia nel campo tecnico e un'ottima formazione anche in campo turistico. Iniziamo a fare la terza lingua già dal primo anno. Istituto Tecnico Tecnologico, quindi sviluppa questi cinque settori tecnologici in maniera estremamente approfondita, però non trascura nemmeno le materie di carattere comune, quindi i nostri ragazzi possono tranquillamente proseguire all'università in qualunque settore, però chiaramente se proseguono nello stesso settore tecnologico all'università hanno dei risultati ovviamente molto migliori di quelli di ragazzi che hanno fatto altre scuole. Orientati è la sua seconda edizione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la provincia di Pistoia, la Consulta Provinciale degli Studenti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Noi oggi dobbiamo riconoscere un valore importante ad esempio agli istituti professionali, agli istituti tecnici. Ecco, accanto a questo noi vogliamo far conoscere anche tutti quegli strumenti e quei percorsi ad esempio meno conosciuti ancora oggi, penso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, gli FP, ma anche gli FTS e gli ITS, gli istituti tecnologici superiori, così come vengono chiamati dopo la riforma che li ha interessati, perché sono molto spesso strumenti, percorsi che danno grandi opportunità anche in termini poi di inserimento lavorativo delle giovani generazioni e che però nel nostro paese ancora oggi sono poco conosciuti.